La FILT, CGIL, Abruzzo e Molise annuncia uno sciopero di 4 ore dei lavoratori della società regionale Tua SPA previsto per venerdì 1 febbraio. Per il sindacato l'elenco dei disservizi e delle problematiche sarebbe infinito e giustificherebbe la dichiarazione di sciopero. Tra i principali motivi per i quali i dipendenti della TUA incroceranno le braccia si fa riferimento alla cronica carenza di personale, alla carenza di mezzi, autobus e treni e al degrado infrastrutturale, come spiega Franco Rolandi della FILT CGIL Abruzzo e Molise. Lo sciopero è stato indetto per il 1° febbraio, è uno sciopero di 4 ore e interesserà la fascia oraria che va dalle 9 alle 13. Lo sciopero è stato indetto per contestare sicuramente una situazione organizzativa indecorosa da parte della Società Regionale dei Trasporti. Assistiamo purtroppo quotidianamente, ormai da diverso tempo, a disservizi che attengono soprattutto la soppressione delle corse che dovrebbero essere garantite all'utenza. Noi stiamo parlando di un diritto che è quello della mobilità, che è un diritto sancito dalla Costituzione. Io ricordo che TUA espleta servizi sia su gomma che su ferro. Noi abbiamo assistito, ad esempio per il trasporto ferroviario, a una soppressione di circa 100 corse nei primi 8 mesi dell'anno. Quindi stiamo assistendo a disservizi che attengono anche la distribuzione e la vendita dei titoli di viaggio. Appare paradossale che un'azienda che si vanta di essere tra le prime 10 aziende d'Italia non metta nella condizione i cittadini di poter acquistare i titoli di viaggio, quindi cittadini che sono di fatto autorizzati a viaggiare gratuitamente a bordo dei mezzi pubblici, perché l'azienda ha sostanzialmente modificato i criteri e le modalità di distribuzione dei titoli di viaggio e le rivendite sono rimaste sprovviste di titoli di viaggio. Analogamente stiamo assistendo anche alla chiusura delle biglietterie, una delle quali una chiusura ha interessato proprio la provincia di Teramo. La biglietteria di Giulianova nei prossimi giorni non sarà più aperta nelle giornate festive e nelle stessi giorni feriali verrà chiusa anticipatamente rispetto agli orari fissati nei giorni precedenti. Quindi tutta una serie di disservizi che ovviamente attengono anche la sfera contrattuale, i rapporti con il personale, le relazioni industriali, anche se noi paradossalmente stiamo più evidenziando gli aspetti che riguardano i disservizi all'utenza piuttosto che questioni che magari potrebbero riguardare migliori condizioni anche retributive del personale di TUA.